La presentatrice Elisa Isoardi non si nasconde più, arriva la rivelazione al Pepper sulla sua vita amorosa. Nato a Cuneo nel 1982, l'attraente Elisa Isoardi ha recentemente lanciato un nuovo formato sulla seconda rete pubblica. Il presentatore piemontese ha assunto il timone del programma Vorrei dirtelo nel 2022, e la nuova avventura nella serba Rai le offre il sapore di una venduta ventenne. Nonostante la sua esperienza successo in La prova del fuoco, Elisa Isoardi è tornata da diverse fasce di fallimento. In questo caso, se l'infortunio a Dancing with the Stars ha compromesso il suo percorso nel suo talent show, sicuramente non ha goduto un destino migliore a Mediaset. Durante il suo impegno L'Isola dei Famosi 2021, in effetti, il presentatore ha subito un ulteriore incidente oculistico, un'eventualità che l'ha costretta a un pensionamento anticipato nonostante fosse pole position per la vittoria. Anche sua vita amorosa appare piuttosto tempestosa e discontinua, almeno dalla sua relazione storica Matteo Salvini. All'epoca, Elisa Isoardi aveva commentato in modo sobrio i presunti tradimenti del politico e la successiva rottura, attraversando ogni commento morboso. A seguito della debacle ha avuto un breve legame con Alessandro Di Paolo e, da allora, non ha fatto uscite pubbliche un nuovo potenziale partner. Il presentatore recentemente confessato il suo punto di vista sul suo amore per Rivista Nuovo TV. Le sue rivelazioni sembrano sorprendenti. Elisa Isoardi con un cuore aperto: sono abbastanza l'ambiente amabile di Vorrei dire che ha concesso un'intervista a Nuovo TV, sottoponendosi alle domande strette del giornalista. Alla frase sei stato single da 3 anni ormai, Elisa Isoardi rispose prontamente e continuo ad esserlo, perché sono abbastanza. Il presentatore ha anche sostenuto, la cosa più bella del mondo è capire quanto sia meraviglioso concentrarsi su te stesso. Quindi, se succede, ma sono felice così. Elisa Isoardi ha confermato ciò che è stato segnalato all'Oggi Settimanale nel 2021. Sto bene, amore per me non è un'ossessione. Meglio in questo modo, quando arriverà, sarò pronto. Se si capisce, anche lui comprende l'altro meglio. Sono impegnativo, indipendente e non sono soddisfatto. Queste sono caratteristiche che possono essere spaventose. Chiunque attraversa il mio percorso non dovrebbe giudicarmi. E chiunque non apprezza la mia indipendenza non ha molto tempo vita. Il futuro del presentatore in Rai e il suo programma Vorrei dire che sembra essere in ottima salute, come confermato dai suoi apprezzabili risultati di condivisione. Grazie alla bellezza dell'acqua e alla spontaneità del suo discorso, Elisa Isoardi è molto amata dal pubblico e potrebbe presto ricevere un bonus dall'emittente. Anche grazie al cambio di gestione ai vertici di Viale Mazzini. Tutto ciò che rimane è scoprire il suo destino durante l'imminente pubblicazione degli orari per la stagione autunno-inverno 2023-2024.